Cari amici telespettatori, benvenuti a questa nuova live, adesso su Facebook anche con voi, e quest'oggi celebriamo i 4 volte 20 anni di Gloria Gaynor, una fuoriclasse assoluta della nostra dance internazionale, e questa è la We Survivor 1978. Amici, siamo qua un po' per parlare di lei, ma anche un po' per parlare della nazionale nostra di pallavolo che è passata meritatamente al girone, battendo anche la Germania per 3-2 al tie-break. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma se il buongiorno si vede romantico, si dice siamo sulla buona strada. Partirà dal gate a 4 alle ore 21. Per il resto, amici, sono tanti puoi provare il Maddox Plus. Agisce rapidamente contro i sintomi del bruciore di stomaco e della cattiva digestione. Quando lo stomaco la prende male, puoi prendere Maddox Plus. Poi proseguiremo con i vari argomenti. Maddox Plus è un medicinale, legge attentamente il foglio illustrativo. Se il nostro PC ce lo consentirà, scaricheremo questa diretta anche su Instagram, quindi... Fai come Elodie, passa a Sky Wi-Fi, fibra 100% ultra veloce, a poi continueremo a parlare, a discutere di tanti argomenti insieme. Perché? Perché c'è anche la nazionale che sabato comincia il cammino verso i prossimi europei. Come sappiamo, c'è un nuovo allenatore che è Spalletti. Non vado molto d'accordo con la sua filosofia di gioco, però questo passa al convento e di questo dobbiamo accontentarci, insomma. Passiamo ad un altro grandissimo successo di Gloria Gaynor, che è Can't Take My Eyes Off You, brano originale del 1974. E stavamo appunto dicendo insieme della nazionale che giocherà sabato. Sarà un impegno molto difficile con i macedoni, però contiamo di cavarcela e speriamo bene. A me personalmente non piace questa formazione italiana, ma essendo italiano devo obbligatoriamente di fare Italia. Non so voi come la pensate, però ho i miei dubbi sul fatto che comunque la nazionale allenata da Spalletti possa andare lontano. Primo, perché alcuni sono giovani, troppo giovani. Secondo, perché qualcuno è di età avanzata e quindi mi preoccupa un po'. Poi naturalmente vi propongo il sondaggio, che poi andrà anche su YouTube, su cosa potremmo fare di ballo,
magari pensiamo prima a qualificarci per l'europeo e poi magari al mondiale ci si penserà. E quindi amici vedremo quello che succederà. E quindi e ringrazio e saluto tutti coloro che contano gli anni di Facebook, da Thomas Pacchino, Marina Bottonella, tutti gli altri amici. Vi diamo appuntamento come sempre alle nostre prossime dirette e vi salutiamo appunto con questa canzone che sicuramente vi mette allegria. Un abbraccio e ci risentiamo alla prossima diretta su Facebook, su YouTube, ma anche su Instagram. Thank you.